Buongiorno ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Siamo finalmente qui a Varano e l'attesa è finita. Siamo arrivati ieri pomeriggio, abbiamo fatto i test che dovevamo fare e ovviamente non può filare tutto liscio. La macchina per fortuna andava bene. Abbiamo dovuto smontare l'assale, rimontarlo, ma nulla di che. Purtroppo abbiamo avuto problemi con il motore, semplice regolatore di pressione benzina che era montato male, non si sa perché, lasciamo il dubbio al caso. Ad ogni modo, questa mattina turno di libere delle 10.35 e poi alle 13.50 via con le qualifiche. Questa sera alle 17.55 c'è gara 1 e poi domani gara 2. Mi raccomando ragazzi, non perdetevi nulla perché sarà un weekend accesissimo. Comunque, vi starete sicuramente chiedendo come siamo arrivati a capire che era il regolatore di pressione. Per fortuna ci ha aiutato il telemetrista della Derva Corse, che sono lì a fianco a noi e il legame dello scorso anno non è svanito nel nulla. Ci ha dato una mano e abbiamo capito che cos'era. Appunto, vi lascio qualche clip nel prossimo video. Ho ipotizzato che potrebbe essere la ventola. Cosa? Sta sparando tu. Non vedo il caso, non l'ho sentito. No, non vedo. Non vedo. Eh? Motore non vedo. No, non giro un cazzo. Perché allora, la cosa è strana perché allora tu qua sei già a gas pieno, anzi sì. Prendiamo proprio il punto cruciale qua. Sì. Tu qua sicuro sei tutto al 100% giù di gas, invece vedi che c'hai proprio un crollo. Tu quando arrivi qua, bam, freni qua dentro. Tu cazzo fai tardi? Gas. Marcia. Attacca la macchina, vedo! Ah, te ce l'hai moderna, quelle. Pam di nuovo, c'è il picco. Però vedi che. Allora no, non so adesso come dovrebbe essere il grafico perfetto. Però io vedo. Quello è il cambio marcia, fra. No. La linea di salita non è lineare pulita. Ah vabbè, ma questo qui è il cordolo, quando fa queste cose sicuramente qua tu lo prendi, pizzichi dentro perché ti tieni dentro il cordolo. Questo è un cordolo, questo è un altro, questo è un altro cordolo, li sfrutto tutti bene. Anche qui sicuramente quando vai all'esterno, all'interno, all'interno, esatto. Sì. Quando entri qua dentro lo vai a pizzicare. Poi adesso il problema anche qual è? Che non è una lettura costante. Bravo. Cioè come faccio a sapere se questo è perché è andato a male? Esatto. O è solo che cioè, perché sei sapere impazzito. Cosa si misura, ok. La qualità della misura è un'altra cosa. Perché devi misurare qualsiasi cosa, però faccio un esempio, le sospensioni, se tu le misuri a 10 Hz non vedi un cazzo.
se tu ne misuri a 200 Hz allora lo puoi fare. Quindi ora qua, una volta mi dà tutto, una volta non mi dà niente. È un casino trovare dirti è quello, no, ti posso dire fa questo, però oltre a quello non voglio andare, perché non mi sento in grado di farlo. Dunque, eccoci qui, appena tornati dal primo turno di liberi di questa mattina, primo ed unico. Abbiamo avuto come al solito qualche problema, però dovremmo aver capito che cos'era, probabilmente un assorbimento di troppo, la batteria scendeva giù ed essendo questa vettura ad iniezione, se non c'è batteria tende a soffrire troppo. Non è un problema assolutamente, abbiamo risolto tutto quanto e niente, tra pochissimo ci saranno le qualifiche, punteremo a fare sul secondo o massimo il terzo giro il tempo, proverò 3 giri, 4, dopodiché raffredderò un giro e tirerò il secondo giro. Se il tempo non dovesse migliorarsi finiranno lì le qualifiche, perché sarà proprio inutile andare avanti. Vediamo che cosa succede. Dobbiamo fare qualcosa, le candele, servono le candele. Non ce la facciamo a cambiare. Proviamoci. Vai. Niente, non puoi fare. La pressione non te la posso dire. Lascia, non servo niente. Porco sto motore di merda. Facci la tua i guanti. Thank you.
Bene, tornati dalle qualifiche e non andava nulla. Abbiamo avuto lo stesso problema di questa mattina, lo stesso problema di ieri sera e non si riesce a capire che cos'è. Adesso dobbiamo fare varie verifiche, probabilmente sarà un problema di benzina. Dobbiamo fare solo prove su prove su prove perché abbiamo soltanto circa 4 ore prima di gara 1.